Oggi qui a Nuoro, presso il calcio dei Batecaros, per seguire le finali del campionato Liberi nello Sport. Un'iniziativa che vede i giocatori, i nostri detenuti della comunità di Nuoro, del calcio dei Batecaros, che si scontrano con una serie di squadre del territorio nuorese. Le ACLI, l'Unione Sportiva ACLI, insieme per lavorare ancora una volta in ambito sociale. Un'iniziativa molto importante di riscatto sociale, dove coinvolge sia l'associazionismo, sia il carcere penitenziario, sia anche tutte le istituzioni. Quindi ancora una volta le ACLI vicino ai giovani, vicino alle persone che vengono a volte dimenticate. Beh, siamo arrivati al momento conclusivo di questo progetto Liberi nello Sport. L'interazione penso sia riuscita, le 10 squadre di Nuoro sono venute qui tutte assieme per celebrare questa finale. Siamo presenti un po' tutti, anche i responsabili nazionali. Devo dire la verità, abbiamo avuto successo perché alla fine l'obiettivo era quello, cercare di dare un momento di aggregazione, di libertà, di svago attraverso il gioco del pallone ai detenuti. E loro hanno assolutamente preso in parola questo nostro impegno e ci hanno già chiesto di continuare questo progetto Liberi nello Sport. Speriamo di continuare anche per la prossima edizione. Sono felicissimo di essere qua a Nuoro oggi a premiare i ragazzi che hanno partecipato a questa manifestazione, a questo progetto Liberi nello Sport. Penso che l'USACLI di Nuoro, ma l'USACLI di tutta la Sardegna debba essere orgogliosa di questa manifestazione, proprio perché dà un significato sociale di altissima rilevanza, e penso che mai come in questo momento nel mondo sportivo, nell'intero sistema sportivo, ogni messaggio di questo tipo abbia veramente una rilevanza notevole. E a noi insegna anche che lo sport di questo tipo è veramente lo sport che deve connotare la promozione sportiva, in particolar modo quella delle ACLI, e quindi un'attività sportiva che creda nei valori che sono propri delle ACLI stesse.